Questa sera 8 ottobre va in onda l'attesissima terza puntata, video, del Grande Fratello VIP 2018. Verranno approfondite le dinamiche dei giorni precedenti e verrà annunciato il secondo eliminato di questa edizione. Scopriremo chi andrà al televoto e chi sarà il nuovo concorrente che proverà a vincere il monte premi finale. Purtroppo, rispetto alle precedenti stagioni, quest'anno gli ascolti sono piuttosto deludenti. La prima puntata ha debuttato con il 20,95% di share, ma la seconda puntata è scesa al 19%. Lo scorso anno, il reality di Canale 5 raggiunse una media share pari al 25,65%. La terza serata del reality si potrà riguardare in replica TV ma anche in streaming al portale di Mediaset Play. La terza puntata del Grande Fratello VIP in replica TV sulla 5 e in streaming su Mediaset Play. Per chi non avesse modo di seguire la terza puntata del Grande Fratello VIP in diretta TV potrà farlo in replica, video, recandosi sul portale mediasetplay.it. Basterà registrarsi gratuitamente oppure, in alternativa, scaricare l'omonima app sui dispositivi mobili. In questa maniera si avrà modo di rivedere la serata anche in treno o in autobus, a qualsiasi orario. Ovviamente servirà una connessione internet sufficiente. Su Mediaset Play, inoltre, sono presenti anche le puntate trasmesse nel daytime di Mediaset Extra e di Italia 1. Per chi invece volesse riguardare la grande serata comodamente in televisione, dovrà attendere domani, martedì 9 ottobre, perché la replica verrà mandata in onda sulla 5 alle ore 21.10 circa. Insomma, quest'anno è garantita la massima copertura per le repliche. Anticipazioni GF VIP terza puntata: potrebbe entrare un nuovo concorrente stasera al Grande Fratello VIP, Ilary Blasi annuncerà chi sarà il concorrente eliminato. Al televoto sono finiti Jane, Elia, Valerio Merola e Ivan Cattaneo. Sono giorni che si parla di un nuovo ingresso nella casa di Cinecittà e, secondo alcuni rumors, potrebbe trattarsi dell'ex fidanzata di Briatore, ossia Taylor Mega. Scopriremo se Francesco Monte verrà squalificato a causa della bestemmia da lui proferita e se Maurizio Battista saluterà per sempre i suoi inquilini. Il comico, infatti, sono giorni che parla di ritirarsi dal gioco. A complicare la sua avventura sarebbero state delle litinate con gli altri concorrenti. Non resta che attendere ancora poche ore e sapremo come andrà a finire questa terza serata che si preannuncia.